questo numero del TG Ambiente. Dall'Unione Europea 17 miliardi per la neutralità climatica. Acea Energia sempre più green. Riparte l'operazione Mare Sicuro della Guardia Costiera. Il Covid mette a rischio la lotta alla plastica. Un fondo da 17,5 miliardi di euro per rendere la transizione ecologica equa e inclusiva. Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il regolamento che istituisce il cosiddetto Fondo per una transizione giusta. Finanzierà progetti che allevieranno in tutta l'Unione Europea i costi socio-economici delle comunità che dipendono fortemente dai combustibili fossili o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra e che devono diversificare l'economia locale. È una delle misure che l'Unione Europea sta adottando per conseguire il suo obiettivo di ridurre del 55% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050. Esprimi con un video però. Acea Energia. Più luce, più gas, più te. Luce 100% green prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e gas 0% CO2 con compensazione delle emissioni di anidride carbonica grazie all'acquisto di crediti di carbonio certificati. Acea Energia si rinnova grazie a una scelta green che sarà raccontata con una campagna di comunicazione sui principali media, con testimonial d'eccezione come Frank Matano ed Emanuela Fanelli. È un passo importante verso la sostenibilità e soprattutto diamo anche ai nostri clienti la possibilità di vivere la sostenibilità anche nell'ambito della mobilità. Infatti chi sottoscrive le nostre offerte potrà partecipare al concorso per vincere una 500 Cabrio Full Electric in maniera tale da trovare il mondo della sostenibilità anche attraverso la mobilità intelligente. Oggi lanciamo la nostra offerta di commodity, quindi energia e gas 100% green, è un altro pezzo fondamentale della nostra strategia di sviluppo sostenibile, tutto già definito nel nostro piano strategico che stiamo sviluppando progressivamente. Riparte Mare Sicuro, l'operazione che vede ogni estate da oltre 30 anni la Guardia Costiera al fianco dei cittadini e dei turisti che scelgono le coste e i mari italiani per le proprie vacanze. Fino al 19 settembre oltre 300 mezzi navali e 15 mezzi aerei vigileranno lungo gli 8.000 km di coste del paese sul lago di Garda e sul lago Maggiore a garanzia della sicurezza in mare e pronti a intervenire in caso di emergenze. Sarà un'estate molto impegnativa, analoga a quella dello scorso anno. Abbiamo visto gli stabilimenti balneari, gli alberghi sul mare sono già tutti prenotati, quindi si pensa a un affollamento lungo i nostri litorali di oltre 40 milioni di persone, quindi un numero veramente, veramente importante e quindi ci aspetta un'estate veramente intensa. Un'analisi dei dati della scorsa stagione estiva, che ha visto soccorrere oltre 2.500 persone tra diportisti e bagnanti, conferma che la maggior parte delle emergenze in mare è correlata a situazioni di pericolo prevedibili ed evitabili. Alla luce della consolidata collaborazione tra Guardia Costiera e ANAS, anche quest'anno la campagna di sicurezza rivolta a segnalare il numero 1530 della Guardia Costiera sarà condivisa da ANAS attraverso i pannelli elettronici a messaggio variabile presenti sulla rete stradale italiana. Ci sono alcuni segnali positivi, ma alcuni di questi segnali sono legati alla chiusura delle attività economiche a causa della drammatica pandemia che abbiamo dovuto fronteggiare e in parte fronteggiamo ancora. Ecco perché questa campagna è ancora più importante quest'anno, in questo momento, perché il desiderio di libertà, il desiderio di essere insieme e di godere le meraviglie del nostro territorio, del mare, questo desiderio va coniugato con l'attenzione. Magari è proprio l'occasione per cambiare. La lotta al Covid rischia di vanificare gli sforzi fatti negli ultimi anni per ridurre l'inquinamento da plastica. È l'allarme lanciato dall'ultimo paper del WWF che analizza la situazione a un anno e mezzo dall'inizio della pandemia. Ogni anno in tutto il mondo vengono prodotte 2 miliardi di tonnellate di rifiuti, un dato che potrebbe aumentare del 70% entro il 2050 e il fenomeno ha da qualche anno un simbolo, la plastica.
Tra i rifiuti in plastica non possiamo trascurare le mascherine monouso. Realizzate in fibra di plastica e usate in tutto il mondo nel tentativo di proteggerci e contenere i contagi, le mascherine monouso sono diventate l'emblema di quest'ultimo anno. Si parla di 7 miliardi di mascherine ogni giorno a livello globale. In acqua tendono a galleggiare, ma ne esistono di più pesanti che affondano o restano sospese a tutte le profondità. Diversi gli esemplari di pesci, tartarughe, mammiferi marini e uccelli che le hanno ingerite intere o sono rimasti vittime degli elastici. Inoltre, la mascherina, dopo poche settimane di permanenza nell'ambiente, si frammenta in microfibre che si possono accumulare e rilasciare sostanze chimiche tossiche e microrganismi patogeni.